Ma sentiamo, in collegamento audio, chi ha seguito con una certa apprensione e attenzione questa sentenza, perché come si sa è stato a lungo vicinissimo a Berlusconi, ma è anche, e forse anche per questo, come si dice, imputato nel processo gemello, il Ruby Bis, insieme a Lele Mora e a Nicole Minetti. Ovviamente parlo di Emilio Fede che è collegato con noi, pronto? Eccoci, ciao Enrico. Ciao, allora un giudizio. Hai dimenticato uno degli aggettivi che hai usato una cosa. Con molta tristezza io ho seguito questo momento, più ancora che fosse una cosa che mi poteva riguardare, perché mi dispiace, perché gli sono amico, perché quello del quale lo accusano io sono certo che non è la verità. Guarda, mi ha sconvolto, dico letteralmente sconvolto. Tu hai detto sono coimputato, facendo sempre, Enrico, una distinzione di rapporti. Lele Mora fa l'agente, la Minetti fa quello che deve fare e io faccio il giornalista. Amico di Berlusconi, tu lo sai benissimo, persona che stimo, che tu hai sempre stimato e sei naturalmente ricambiato, e quindi qui non c'è la difesa dell'ex capo del governo o del fondatore di Mediaset e di Forza Italia. C'è una realtà che io ho vissuto e che ti dico con molta sincerità, respingo questa accusa che gli viene fatta con una certezza che devo dire non posso condividere. Non la posso condividere per quel che mi riguarda, perché si è stabilito innanzitutto, per fortuna, eccetera, che la ragazza è stata invitata ad Arcore da Lele Mora, non è stata invitata da me, l'ha detto lei, l'ha detto il Presidente, l'ha detto Lele Mora. Bene, detto questo, che non vuole essere una sorta di scaricabarile, tutt'altro, detto questo, Berlusconi non si è mai occupato, almeno per quel che era sapere, dell'età di questa ragazza. Io certamente l'avevo incontrata e neanche me la ricordavo nel settembre alle Togliani, alla famosa a Ciderbola, mai ci fossi andato, manifestazione di Un volto per il cinema. L'avevo vista lì a settembre, l'ho rivista il 14 febbraio ad Arcore. Si è avvicinata, mi ha salutato, mi ha detto lei non si ricorda di me, io ho detto no, io sono la tale ragazza egiziana che lei aveva, dico sì, basta, mi sono girato da un'altra parte e ho detto un po' a bassa voce, ma chi l'ha invitata? Qui si ferma la mia conoscenza anagrafica di Ruby e questo è stato detto, è stato ribadito, eccetera. Dunque, io non ho parlato di età con Berlusconi, ma ho anche detto, ma si può mai pensare che un'invitata o più invitate che arrivano a casa del capo del governo, dell'allora Presidente del Consiglio, come prima cosa Berlusconi voglia sapere l'età, per farne che cosa? Cosa c'era? Una sorta di Però, desiderio? Emilio, siccome fai il Dimmi, dimmi. giornalista, faccio il giornalista anch'io. Perché dovevano arrivare tutte quelle ragazze? Perché erano inviti, non lo so, io no. Tu dici, tra tutte quelle ragazze che arrivavano, perché doveva chiedere l'età? E perché dovevano, la domanda che sorge spontanea, te la faccio io, te lo farebbe un telespettatore, che Sì, ti sta fammela, ascoltando. io Perché tu lo so. arrivavano tutte quelle ragazze? Ma arrivavano tutte le ragazze perché ho visto io certamente, io non ho mai assistito a vicende sessuali di nessun genere, Enrico. Ma guarda, veramente No, io ho no, 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 non tante. te l'ho chiesto. No, no, com'è? No, 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 non parlo di. peraltro non risulta che sia reato, quindi Sì. non è quella la questione. Era evidentemente una domanda che sorge perché è vero che ciascuno può invitare quante o ottenere la casa libera per chi vuole. Il problema nell'occasione, tu lo sai, era semmai che Berlusconi in quel momento era il capo del governo, quindi un filtro si rendeva necessario forse per altri Ma motivi. questa l'ha chiesto anche la Bogassini, dico scusi, dottoressa Bogassini, ma le pare possibile che uno va a casa del Presidente del Consiglio come prima cosa gli fa depositare i telefonini, le macchine da presa, le cose, eccetera? Ma dico, è la casa del Presidente del Consiglio, si presume, ho detto, non è una casa di tolleranza, ma è la casa del Presidente del Consiglio, capisci dov'è il problema? Perché tu, come io, come tanti altri, invitati da Berlusconi saremmo andati, io sono andato e quando non mi invitava mi dispiaceva che non mi invitava. Idem, allora dovremmo pensare al femminile, che tutte le ragazze, o tutto il sesso femminile, è una battuta idiota mia,
tutti quanti dovrebbero essere indagati o sospettati di chissà che cosa. Berlusconi si divertiva perché cantava, si divertiva perché sentiva la musica, cioè voglio dire, non è che c'era un'organizzazione per fare chissà che cosa. Questo, la gente, io non lo so cosa facessero le altre ragazze, sinceramente non lo so e non mi interessa. Nelle intercettazioni non c'è una volta che si faccia riferimento a me in modo particolare. Anche adesso sentivo la sentenza, le testimonianze che sono state accluse alla sentenza, si è fatto un elenco di persone che andavano ad Arcore e il mio nome non c'era, perché io non c'ero per la valigetta, che non è vero, perché io non ho portato e non ho invitato, come si chiama, Rubi, perché non l'ho mai invitata. L'ha detta Rubi, l'ha detta il Presidente del Consiglio, l'ha detta Lele Mora, l'ha portata Lele Mora, ma non c'è una voglia di scaricare. Io in questo momento quello che sento dentro di me umanamente, va bene, per aver conosciuto, e anche tu hai sempre conosciuto bene quest'uomo che si chiama Silvio Berlusconi, c'è il dispiacere che un uomo che ha rappresentato e rappresenta, e mi auguro rappresenterà quello che deve rappresentare nel paese, cioè un leader comunque, quello che sia, debba subire questo, che è una, questa è una mortificazione, è una mortificazione, anche se lo vedo sulla mia pelle, l'opinione pubblica comincia veramente ad averne i cosiddetti ormai di questa storia. Fermo restando, qualcuno dice, le sentenze si leggono e non si commentano, dipende, e non si commentano dipende, capisci Enrico dov'è il problema? Oggi tutti si pongono di che cosa? La domanda di che cosa? Dobbiamo pensare che questa ragazza egiziana o marocchina, 18enne o trentenne, 24enne o 25enne, sia il pomo della discordia in una vicenda che è diventata di portata, ahimè, internazionale, capisci Enrico? Ok, grazie a Emilio Federa, ciao. Giusto sentire, grazie, anche questa testimonianza di chi, come si sa, amico di Berlusconi, ma anche imputato nel processo gemello, il Ruby Bis, con ruoli diversi, ma insieme, come sappiamo, a Lele Mora, l'agente Lele Mora, e alla ex consigliere regionale della Lombardia, Nicole Minniti.